flying saucers have invaded our planet. Washington, London, Paris, Moscow are key targets. The whole world is under attack. Can it survive? Never before has the screen reached such heights of excitement. Breathtaking spectacle. Hair-raising terror. Tanti misteri dunque sono custoditi negli archivi militari. Ma ciò che accade in Adriatico tra Ortona e San Benedetto del Tronto non poteva restare nascosto, se non altro perché si scatenò il panico tra decine di pescatori. Io ho visto delle colonne d'acqua, ma ho visto tre volte. Due volte l'ho visto una colonna d'acqua andare in aria, la terza volta l'ho visto con una macchia nera in mezzo. Stavo per prendere il porto e mi si è avvicinata una luce di un colore stranissimo, mi è arrivato sotto bordo, ho spento tutte le luci mie per poter vedere qualcosa e non ho visto niente. E avete riferito tutte queste cose? Sì, sì, ho riferito di Punti Bianco, il giorno dopo sono andato in capitaneria, ho lasciato la mia deposizione al comandante della capitaneria. Colonne d'acqua che si alzavano fino a 20 metri di altezza, globi luminosi di colore rosso e bianco in volo, razzi che sfrecciavano fuori dal mare, radar impazziti. Sempre a San Benedetto del Tronto, altri UFO, questa volta in cielo, sono stati visti da diverse persone e fotografati. Questa cosa luminosa è salita per circa 10 minuti, sì. Semi in verticale, è uscita da dietro la nuvola, che qui è il mare, sì. In su. Poi un certo momento, dopo 10 minuti, un quarto d'ora, ha preso la direzione nord, verso nord. Ah sì? Sì. E dopo ancora 10 minuti circa, e attraverso il teleobiettivo della mia Pentax si vedeva benissimo la sagoma di un missile, però soltanto attraverso il teleobiettivo, a occhio nudo non si vedeva. Il mistero delle luci sull'acqua fu svelato. Si sarebbe trattato di metano fuoriuscito dalle crepe dei fondali. Misto a gas e fango, il metano si incendia a contatto con l'atmosfera e genera luci ed altri effetti collaterali. Tutto normale dunque. Siamo andati all'osservatorio Saludecio di Rimini. Il tratto adriatico che va da Romagna alle Marche è storicamente sempre stato un luogo dove si sono sempre avvistate luci strane, luci anomale. Molta gente ci chiama, essendo non solo un'istituzione dal punto di vista, diciamo, astronomica, ma quando qualcuno vede qualcosa di strano in cielo poi ce lo riferisce. E andando a scremare comunque tutto quello che la gente non conosce come fenomeni naturali, una meteora, un bolide o Venere al tramonto o all'alba o altri fenomeni comunque riconducibili a qualcosa di conosciuto, diciamo che rimane sempre quel 5-10% di tutta la casistica che non è spiegabile, se non con un'ipotesi, come si suol dire, pro ETH, quindi extraterrestre o esogena. Queste luci hanno una forma sferica, sono piuttosto brillanti, possono proprio sdoppiarsi in due parti, in due globi o anche in tre parti, poi ricongiungersi. A 30 km da Bologna sorge la stazione radioastronomica di Medicina, che partecipa al SETI, un programma di ricerca sulla vita intelligente extraterrestre. Fu l'astronomo Frank Drake, negli anni 60, a dare il via a una serie di sperimentazioni simili in tutto il mondo. Questi segnali devono in qualche modo rispettare un particolare protocollo che è stato sottoscritto dalle nazioni, dai gruppi partecipanti al SETI Institute, ossia che il segnale deve essere ripetitivo, riproducibile e in questo modo possa essere in qualche modo confermato dagli altri radiotelescopi della rete. L'ingegnere Montebugnoli ha trascorso 30 anni della sua vita a cercare di captare un segnale. Due gli strumenti adoperati: la Croce del Nord, con i suoi rami lunghi 564 e 640 metri, e una parabola di 32 metri di diametro. In questi 10 anni non abbiamo mai ricevuto segnali alieni, dichiaratamente alieni, ma abbiamo ricevuto però molti segnali sospetti.
Una sola volta gli scienziati di medicina hanno creduto di essere vicini alla meta. C'è stato un particolare momento nell'estate del 2006, se mi ricordo bene, che abbiamo ricevuto un segnale monocromatico che aveva tutte le caratteristiche che noi ci aspettiamo che un segnale alieno abbia. Io ero a casa, l'ingegner Montebugnoli mi chiamò dicendo: Iader, vieni subito che abbiamo un buon candidato da esaminare. E venni qui a Radiotelescopio, facemmo una rapida verifica di questo segnale che avevamo ricevuto, effettivamente molto interessante, quindi rispettava tutte quelle caratteristiche che desideravamo individuare in un segnale di tipo candidato, per cui a quel punto abbiamo chiesto tempo osservativo nei giorni successivi per poter effettuare queste osservazioni di conferma, ma purtroppo il segnale scomparse. Con quali mezzi e con quali strumenti cercate di individuare questi segnali, considerando che ci sono miliardi e miliardi di stelle, di pianeti? Gli strumenti che stiamo utilizzando ad oggi sono strumenti che conosciamo un po' la limitatezza in sensibilità, nel senso che sono strumenti che ovviamente indagano in una certa zona dell'universo. E dov'è che fino a dove possiamo osservare? Diciamo che visto che i segnali radio in qualche modo sono stati scoperti all'incirca un centinaio di anni fa e il segnale radio ha una velocità finita, l'universo radio che possiamo osservare intorno alla Terra è di circa 100 anni luce, che è una frazione infinitesima ovviamente della nostra galassia, che solamente il diametro della nostra galassia è 100.000 anni luce. E figuriamoci rispetto all'universo. Ma la possibilità di captare segnali di altre civiltà è davvero reale? La nostra galassia, l'universo sono vasti. La stella più vicina dista più di 4 anni luce dalla Terra, cioè la luce essa stessa mette almeno 4 anni per raggiungere la Terra. E la galassia ha un diametro di 100.000 anni luce. Vuol dire che la luce che parte da un estremo della galassia ci mette 100.000 anni per raggiungere l'altro estremo. Quanto dovrebbero essere veloci queste macchine, diciamo così, volanti che arrivano sulla Terra? Che razza di tecnologia dovrebbero avere per poter percorrere queste grandissime distanze? Claudio Grimaldi, docente al Politecnico di Losanna, ha cercato di rispondere alla fatidica domanda elaborando un modello probabilistico che, per la verità, arriva a conclusioni poco rassicuranti. Anche se la nostra galassia fosse riempita a metà di segnali radio, di segnali elettromagnetici, noi in media potremmo riceverne uno solo. Quindi immaginate, non so, che vi siano 50.000 civiltà extraterrestri disperse nella galassia che hanno mandato segnali durante il corso della loro vita tecnologica. Ecco, noi potremmo riceverne molto pochi rispetto a questi 50.000 che sono stati mandati. Gli alieni probabilmente esistono, ma non sono in grado di contattarci, perché vivono confinati sotto spessi strati di ghiaccio negli oceani extraterrestri, una condizione che non permette all'umanità di individuarli e che impedisce a loro di comunicare con noi. Le distanze sono il problema primario dell'isolamento del nostro pianeta. Le distanze è una tecnologia anche ancora molto primitiva. Sono migliaia di anni che l'uomo è evoluto su questo pianeta, ma la tecnologia che ci ha permesso di andare oltre la nostra atmosfera è recentissima, 50 anni. Le possibilità che da uno spazio così immenso ci sia una tecnologia che possa raggiungere la nostra nello stesso tempo in cui noi siamo attivi tecnologicamente, è quasi impossibile.
È una delle grandi sfide del futuro, anche per le più importanti agenzie spaziali che in questi anni stanno inondando lo spazio di satelliti, robot, sonde di ogni genere, trovare nuove forme di vita. Il problema vero che ci stiamo ponendo adesso è: saremo in grado, nel momento in cui avremo la fortuna di entrare in contatto con un'altra forma di vita, di capire che è una forma di vita? Noi cerchiamo qualcuno che abbia delle funzionalità viventi tipo le nostre, quindi che respiri in qualche modo un'atmosfera come la respiriamo noi, che abbia un certo metabolismo, che si riproduca in un certo modo. Tu sai parlare? Tu sai parlare? Senti, io umano, bambino, Elliot. 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 In verità, gli occhi dei telescopi sono puntati su una delle scoperte più sensazionali degli ultimi decenni. Gli esopianeti, i fratelli gemelli della Terra che orbitano intorno a una stella diversa dal Sole. Lei pensa che sugli esopianeti potremmo trovare nuove forme di vita? Très probablement. Con ogni probabilità, se la vita esiste anche altrove, ha caratteristiche diverse dalla nostra. Il punto è se siamo in grado di rilevarla. Ebbene sì, abbiamo gli strumenti. Il nostro metodo di lavoro consiste nell'analisi della composizione chimica dell'atmosfera. La vita, infatti, modifica leggermente la composizione chimica dell'atmosfera e ciò che noi cerchiamo sono i cosiddetti biomarcatori, ovvero le firme biologiche della presenza della vita. Per la scoperta degli esopianeti, Michel Mayor, insieme al collega Didier Queloz, ha vinto il Nobel per la fisica. Lo abbiamo incontrato all'INAF di Roma. Purtroppo è stato scientificamente dimostrato che è impossibile trovare un esopianeta, cioè un pianeta al di fuori del sistema solare che sia abitabile, semplicemente perché le distanze sono enormi. Basta pensare che il pianeta più vicino è a circa 30 anni luce da noi, 1 miliardo di volte la distanza che separa la Terra dalla Luna. Credo che queste osservazioni siano sufficienti per capire che non potremo andare, emigrare o inviare persone sugli esopianeti. Après 60 ans, il n'y a jamais rien eu. Finora sono stati individuati circa 6.000 esopianeti. Ma quando anche si riuscisse a trovare vita in uno di essi, dice il Nobel, resterebbero gli insormontabili limiti tecnologici. Finora abbiamo cercato le più elementari tracce di vita, i batteri ad esempio. Se parliamo di specie viventi, spero che saremo in grado di rispondere alla sua domanda entro qualche decina d'anni. Se poi troveremo una forma di vita intelligente, capace anche di dialogare con noi, questa è tutt'altra questione e confesso di non essere in grado di fare ipotesi. C'è un esperimento in corso da 60 anni per la ricerca dei segnali di vita intelligente provenienti dall'universo, ma in tutti questi anni non è mai stato registrato niente. Cercano un contatto gli scienziati laici, ma anche la Chiesa Cattolica e i suoi centri di ricerca. In primo luogo la Specola Vaticana a Castel Gandolfo, un osservatorio nato nel 1959 gestito dai gesuiti. Che esista un'altra forma di vita extraterrestre è molto probabile, perché altrimenti esisterebbe una singolarità, come si dice in relatività generale, per cui la vita è emersa solo sulla Terra. Perché non può emergere altrove se si ripetono le stesse condizioni? La riflessione teologica è desiderosa di un'ulteriore conoscenza e quindi accompagna, sostiene, incoraggia queste ricerche. È un Dio che ha creato l'umanità e l'ha lasciata libera e ugualmente potrebbe aver creato altre civiltà, altri esseri intelligenti o super intelligenti e aver trovato il modo di manifestare l'amore divino anche a queste creature.
Sorprende che il Vaticano gestisca anche un altro grande radiotelescopio negli Stati Uniti, in Arizona, sul Monte Graham. Come nel caso Galileo, abbiamo dovuto, con i secoli, rivedere anche l'esegesi biblica. Anche in questo caso è possibile che un'eventuale scoperta di questo tipo significherebbe un rivedere l'esegesi, cioè l'interpretazione delle scritture. La scoperta di altre civiltà, a suo avviso, potrebbe essere una minaccia per la religione? Questo è ciò che alcuni studiosi ritengono. Mi pare che occorra domandare però qual è l'immagine di religione che hanno. Se è un'immagine di religione che esclude, ovviamente è possibile che scoprire altre civiltà possa togliere il posto centrale agli esseri umani sulla Terra. Ma se la nostra religione è una religione che include, che rispetta la differenza, che apprezza ciò che è diverso, allora la scoperta di nuove forme di vita biologica e di nuove civiltà non significa che la religione finisce e cessa la sua importanza. D'altra parte, le dichiarazioni su questi temi di esponenti della Chiesa hanno suscitato un certo clamore, a cominciare da quella resa da Papa Francesco. Se domani venisse una spedizione di marziani, per esempio, e alcuni di loro venissero da noi, marziani, no? Verdi, con quel naso lungo e le orecchie grandi, come vengono dipinti dai bambini, no? E uno mi dice, ma io voglio il battesimo, cosa accaderebbe? Ci si chiede se su questo fronte anche per il mondo cattolico non sia vicina una svolta storica. Mi sono accorto che nella Chiesa ci sono dei documenti datati anche negli anni 50 dove gli astronomi del Vaticano avevano dichiarato di avere osservato nelle nottate anche degli oggetti di natura molto strana, addirittura fotografati in Cile, dall'osservatorio in Cile, di oggetti che oggi non avremmo dubbi nel dichiararli come oggetti di natura non terrestre. C'è un cambiamento di rotta che mi pare evidente, perché c'è un interesse del Vaticano per questo aspetto. Il Vaticano circa 30 anni fa ha realizzato in Arizona sul Mount Graham un osservatorio astronomico dedicato allo studio dell'esobiologia. Tra l'altro la cosa curiosa, ecco, è che è stato realizzato sul Mount Graham, che è il luogo nel quale gli indiani del luogo dicono che avvenivano gli incontri con i figli delle stelle. Tra l'altro, se non ricordo male, Guy Consolmagno in un'intervista aveva pure detto che eventualmente personaggi che provenissero da altri mondi potrebbero anche vivere in mondi nei quali 2 più 2 non fa 4, ma 2 più 2 fa 5. Cioè, come dire, con dei sistemi di conoscenza, compresi quelli matematici, che si basano su presupposti diversi dai nostri, cosa peraltro possibile. Gli alieni esistono, ma dovremmo smettere di cercarli e provare a metterci in contatto con loro, perché qualora ciò avvenisse, la civiltà umana verrebbe esposta a un grave pericolo. Potrebbero considerarci alla stregua di come noi consideriamo i batteri oggi. Ma siamo sicuri che contattare i cosiddetti alieni potrebbe essere un bene per noi? Un pericolo stabilire contatti con gli extraterrestri, secondo il grande scienziato, ma Gaspare De Lama, dall'alto dei suoi 100 anni, non è assolutamente d'accordo. Lui non solo dice di averli incontrati, afferma anche di aver stabilito con loro un rapporto di amicizia. Venuti addirittura da altre galassie, per un periodo di tempo avevano scelto come base la città di Pescara. Siamo nel 1956,
un gruppo di persone di circa 20 individui viene a contatto con degli esseri provenienti da altri pianeti. Questi contatti durano per parecchi anni, fino al 78, e poi tutto finisce. C'era allora la guerra fredda molto tesa tra America e Russia. Lo scopo principale era far sbollire, far terminare queste tensioni e nel contempo far capire a noi terrestri che ci sono molti altri mondi abitati. Il rapporto tra la comunità aliena, nominata V-56, e il gruppo di prescelti si svolse, a quanto pare, in un clima di invalicabile segretezza. Così avevano imposto gli extraterrestri. I cosiddetti veri e propri V-56 erano alti 2 metri, 2,5 metri. Poi c'erano gli uomini piccoli, come li chiamavamo, alti 1 metro, ma perfettamente proporzionati, non con la testa grossa o con le gambe corte. E poi c'erano gli uomini blu, noi li chiamavamo gli uomini blu perché avevano dei leggeri riflessi blu sulla pelle, perfettamente uguali a noi, 2 occhi, 1 naso, 1 bocca, 2 braccia, 2 mani, 5 dita. Il cosiddetto caso amicizia è stato al centro di non poche polemiche tra chi sosteneva la tesi della colossale bufala e chi invece credeva alla testimonianza dei prescelti. Ha mai avuto paura di essere scambiato per un pazzo? Giordano Bruno, come lei saprà, è stato messo al rogo perché diceva che altri mondi erano abitati e sosteneva Galileo Galilei, che affermava che la Terra non era il centro dell'universo, come diceva la Chiesa. Il mondo è migliorato in pochi secoli. Nessuna prova o poche prove comunque sull'esistenza dei V-56. Ma sarà Gaspare Adelama a consegnare le foto di un disco volante che vola a circa 300 metri di altezza su Piazzale Giulio Cesare a Milano. Conquisteranno la copertina della Domenica del Corriere. La gente è interessatissima, la gente è alla ricerca molto più di quello che pensiamo noi, molto di più. Le cose stanno cambiando, la gente ha bisogno d'amore. Ha bisogno di un mondo più amorevole, più bello, più sano, più intelligente. E mentre la testimonianza di Adelama fa ben sperare sulle intenzioni aliene, di ben altro tenore fu la vicenda che sconvolse la cittadina ligure di Torriglia e che conquistò le cronache, il caso Zanfretta. Questo avvenimento è stato accompagnato da alcune prove circostanziali, nel senso che è avvenuto nei pressi di una villa abbastanza isolata, quindi non c'era niente intorno, e alle spalle di questa villa, dove lo stesso Zanfretta sosteneva di aver visto un grosso disco volante luminoso, e c'erano degli orti che sono stati completamente devastati da qualcosa che si è posato lì. È il 1978. Pier Fortunato Zanfretta, un giovane metronotte di 26 anni, viene ritrovato dai suoi colleghi in stato di shock. Terrorizzato, afferma di essere stato rapito dagli alieni. Il giornalista Rino Di Stefano, all'epoca dei fatti, era un cronista di Nera. Cos'è che rende così terrorizzata una persona che, tra l'altro, aveva partecipato anche in più occasioni a delle sparatorie? Nonostante l'affidabilità del metronotte, in tanti si convincono che la storia sia inventata,
Ma la richiesta di Rino Di Stefano di sottoporre Zanfretta ad ipnosi regressiva consente di accertare particolari agghiaccianti. No, non riuscirete a portarmi via di nuovo. No, non voglio rispondervi. E poi non siete esseri umani. Siete orrendi. Quando è stato sottoposto alle ipnosi, ha sostenuto di essere stato prelevato, cioè portato appeso dentro una presunta astronave, sottoposto a esami clinici. Questo tutto in ipnosi. Il giovane Metronotte non è l'unico ad aver visto qualcosa di strano nel cielo di Torriglia. Furono in molti a testimoniare in questo senso. I carabinieri, sollecitati appunto dalla denuncia che avevano ricevuto, hanno anche trovato 52 testimoni, 52 persone che sostenevano di avere visto in quelle ore nel cielo notturno, quindi nel buio, di Torriglia un grosso disco volante luminoso volteggiare a bassa quota. Il Metronotte di Torriglia sarà vittima, stando al suo racconto, di nuovi incresciosi rapimenti, ma anche il suo caso, come tanti altri, si colloca in quella incerta area di confine che separa realtà e mistero. Che idea si è fatto? L'uomo è stato rovinato da questa storia, perché ne è uscito traumatizzato, ha perso il lavoro, successivamente ha perso la famiglia. Non si può certamente dire che lui abbia guadagnato qualcosa da questa storia. Sull'esistenza degli alieni sono in molti ad avere certezze. Nel tempo, tuttavia, l'approccio umano al fenomeno ha cambiato più volte registro. Prima grande ondata di atterraggi con umanoidi mondiale è stata nel 1954. Allora, in Sud America, penso ad esempio al Brasile, al Venezuela, questi piccoli esserini che venivano giù con gli UFO erano brutti, piccolini, maneschi, aggredivano le persone. Da noi nessuno è mai stato aggredito in quel periodo da queste entità. In Italia e in Francia si vedevano dei piccoli omini, i classici omini, adesso dico verdi, non erano proprio tutti verdi. Nel Nord America non c'era quel tipo di segnalazione, era prevalentemente di esseri che non erano troppo diversi come dimensioni rispetto all'uomo. Ecco che quindi c'era una sorta di specificità, non dico nazionale, ma insomma legata abbastanza al contesto sociale, culturale. Per Mauro Biglino, studioso di ebraico antico, la traduzione letterale dei testi biblici riserva inimmaginabili sorprese. Gli esseri umani sarebbero figli delle sperimentazioni genetiche di individui dall'incerta origine, forse extraterrestri, denominati Elohim. Dal momento che nell'Antico Testamento si parla chiaramente di UAP, cioè di oggetti volanti, insomma non identificati, se ne parla con una chiarezza che è disarmante, tant'è che per negarli bisogna in ogni caso inventare, quando invece è sufficiente leggere letteralmente ciò che c'è scritto. Dopodiché si può decidere se la cosa piace o non piace. Però c'è una cosa di cui non possiamo fare a meno: prendere atto del fatto che la Bibbia parla di oggetti volanti. Sulla provenienza purtroppo non c'è scritto nulla, salvo un accenno interessantissimo in un salmo. Questo salmo ci parla di porte che si aprono qui, che vengono attraversate da questo Yahweh, che è uno degli Elohim, con il suo Kavod, e di porte che si aprono da un'altra parte su un luogo non conosciuto, che è il luogo da cui proverrebbero questi Elohim. D'altra parte, per gli ufologi convinti, l'arte sacra è disseminata di dischi volanti, carri celesti, strani oggetti sospesi nell'aria.
La NASA lo ha promesso. Entro il 2023 il team di scienziati rivelerà gli esiti della propria indagine. In attesa di nuovi e magari clamorosi annunci, continueremo a credere o non credere, ognuno a modo suo, con le proprie personalissime convinzioni. È evidente che se saltasse fuori davvero quello che ormai tutti sospettano e che sembra essere indicato da tutto, e cioè che noi siamo visitati, e non da ora, da tempo immemorabile, da altri che hanno evidentemente una tecnologia enormemente superiore, beh, tutto questo però imporrebbe una revisione un po' di tutti i nostri parametri. Addirittura c'è chi ritiene che una simile rivelazione potrebbe terremotare, schiantare addirittura da un punto di vista sociologico i cardini stessi della nostra società. Pensare all'incontro con altre civiltà possibili potrebbe invitarci a riflettere su come stiamo vivendo ora, sui modi in cui occorre cambiare il nostro modo di vivere, affrontando le sfide legate alla sanità a livello globale e alla protezione dell'ambiente. In qualche modo potrebbe il riflettere sull'incontro con civiltà future aiutarci a rendere migliore la qualità della vita sul nostro pianeta già da ora. Certo che se osservassi la Terra dall'esterno, indubbiamente c'è da dire che potrebbe non esserci il desiderio di entrare in contatto, in quanto siamo delle persone estremamente violente, ci uccidiamo gli uni con gli altri, non parliamo di quello che facciamo agli animali. Se si apre una linea di ricerca, si apre una possibilità di trovare. Se invece si chiude a priori dicendo quelle sono tutte stupidaggini, allora veramente ci si chiude una porta di fronte e si impedisce, molto spesso si vuole impedire che si aprano linee di ricerca, perché c'è il rischio di trovare.